Stiamo entrando nell'ufficio degli oggetti smarriti, il magazzino del comune di Piacenza. Come vedete la porta è blindata e qui ogni anno arrivano circa 500 oggetti, cose che i cittadini hanno smarrito. E come vedete tra gli oggetti smarriti c'è anche un violino. In questa bacheca ci sono occhiali, chiavi di casa e chiavi di macchine. Arriva di tutto, però sono soprattutto piccoli oggetti, sono portafogli, ombrellini, borse. Poi ogni tanto arrivano cose un po' più grosse, magari arriva un trolley con dentro magari anche gli indumenti, biciclette. E poi abbiamo visto che c'è dei violini. Quelli sono arrivati anche questi, abbiamo avuto degli estintori, abbiamo una collezione di telefonini, di cellulari. Se un cittadino smarrisce un oggetto, cosa deve fare? Se è un oggetto me lo descrive, se invece è un portafoglio ci sono i documenti dentro, io vedo, è il suo poi, ho la denuncia e andiamo alla fine. Se non c'è i documenti io cerco di trovarlo lo stesso, telefono alla banca, supermercati e lo ritraccio. Le biciclette abbandonate si trovano in un altro deposito, per ritirarle occorre mostrare la denuncia sporta alle forze dell'ordine. Per gli altri oggetti occorre la denuncia o la descrizione precisa, per i telefonini bisogna fornire la scatola o il PIN di sblocco, per il denaro occorre invece indicare il quantitativo preciso. Se nessuno reclama questi oggetti cosa succede? Ci sono due casistiche: se l'oggetto non ha riferimento a un proprietario, quindi sconosciuto, questo diventa poi automaticamente dell'amministrazione comunale dopo un anno di proprietà. Se invece c'è stato un consegnatario dell'oggetto, noi al termine dell'anno scriviamo a questo consegnatario dicendo a questa persona di venirlo a ritirare. Se non lo ritira entro 60 giorni diventa automaticamente dell'amministrazione comunale. È chiaro che poi ci sono degli oggetti che vengono alienati perché non hanno nessun valore, tipo i portafogli, anche se vuoti, che vengono poi buttati, in poche parole, a parte poi insomma di denaro che vengono ovviamente poi trattenute e depositate in tesoreria comunale. La somma di denaro più alta che è arrivata? Ma da quando sono qui sotto 970 euro. Una signora ha trovato questa somma di denaro senza portafoglio, li ha portati e a dicembre dell'anno scorso è venuto a ritirarli. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.